Yo. Questa è la puntata iniziale, rappresenta, andiamo. Hey yo, happy Zulu Christmas per tutti i Zulu che ci stanno seguendo da casa. Io sono Master Freeze con DJ Wayne Brown alla selezione musicale. Innanzitutto voglio ringraziare Isabi che mi ha fatto questa, che mi ha fatto entrare, diciamo, nei suoi spazi. E in questo modo io me ne vado avanti presentando il primo dope record che abbiamo. Lui si chiama Cedric Ceballos e con Warren G, un po' di West Coast. Yo, Wayne Brown, kick it. Torniamo in questo momento a presentarvi due ragazze carinissime, anche loro prima esperienza musicale, Shug and Deb. Il pezzo si chiama Another Man, guardate come sono carine, vi piacerebbero, eh? Yo, wait, kick it, yo. Andiamo avanti con l'ultimo, ma il più carico pezzo, ve lo ricordate? O.C., quello di Time's Up, su Wild Peach, etichetta di Ultra Magnetic MC, Mentos, tutti quei pezzi da paura. Ecco, adesso preparatevi, perché il pezzo che sta entrando spaccherà gli autoparlanti della televisione. Ebbene sì, a questo punto però vorrei anche dire, serata bellissima, è Natale, dipende se voi guardate la replica di giorno oppure quella di sera, è Natale, è bellissimo. State tutte bene, sta cadendo la neve, spero. Oh, rappresento sempre con voi, yo, OC, Born to Live. Momento di salutarci tutti quanti, Master Squeezer rappresenta, vi ricordo che è sempre ed unicamente su Match Music. Buon Natale a tutti, ma non mangiate troppo panettone, mi raccomando, perché il panettone, soprattutto quello che candide, rimane sul, rimangono i rotolini qui. A questo punto è anche uscito il trasmettitore del telefono, ma va bene così perché è Natale. Yo, rappresento con DJ Wayne Brown, buon Natale a tutti, and we out of here. Peace to the Zulu Nation. Buon anno 1995 a tutti quanti da Master Freeze, a tutto lo staff di Rappresenta. Sono felice di essere il primo a augurarvi un buon anno, anche perché secondo me sarà un anno molto più hip hop di tutti gli altri anni. Allora, poi un'altra cosa voglio dire, oggi è il compleanno di mia sorella, quindi auguri a mia sorella. A questo punto andiamo avanti però, questo sulle note di B.I.G. The Notorious, che a me piace molto. Voglio presentarvi TLC, che è quel gruppo di ragazzi di cui uno è andato anche in prigione per aver bruciato la casa del suo ragazzo. Sono un po' matto, comunque noi non ce ne frega niente, andiamo a sentire la musica, che è questo che ci interessa. Yes. Yeah.
su questa notte Melody TLC se ne va, rappresenta. È bellissimo perché siamo già nel 95, vi rendete conto, 1995, a 5 anni dal 2000. Preparatevi, ci stiamo per arrivare. Intanto noi ci stiamo ad arrivare, rappresenta, con della bella musica. Voglio parlarvi di sempre lui, il Notorious B.I.G. Questo chiaramente è un bootleg, però il pezzo che ci interessa si chiama Dreaming of a Fucking R&B Bitch. Chiaramente non vi posso tradurre perché non si può. Non vi posso dire cosa vuol dire, ma immaginatelo, non è tanto bello. Andiamo avanti con Maria Rowe, è un promo nazionale dall'Inghilterra, si chiama Sexual, è molto P-Funk, a tutti quelli che piace Joe Clinton e anche la West Coast, questo è il pezzo da sentire. Check it out, on Represent. Siamo arrivati anche oggi alla fine della prima puntata del 1995. Io sono Master Freeze, ok? E voi state guardando Rappresenta, ma quello che è più importante è che siete sintonizzati su Match Music, che questo 95 vi proporrà tanto, tanto e tantissimo il pop. Non scordatevelo, lunedì e domenica su Match Music. Peace, I'm out here. Down with the nation, positive vibration. Represent, Master Freeze back in the fake house there. Rappresenta a gennaio, il 2 gennaio, e andremo, ora che è il 95, a vedere ciò che è successo, diciamo, un po' nel 94, alcuni dei pezzi più rappresentativi dell'epoca. Quindi partirei subito con uno che ha fatto il suo primo disco quest'anno, ma che già ha picchiato di brutto. Voglio parlare di Jeru the Damage dalla Gangsta Foundation. Yeah,
Cosa si può dire? Jared the Damage è stato uno dei numeri uno, secondo al mio parere personale, dell'anno 1994, Gangsta Foundation, tutta la famiglia Gangsta con Big Sook e tutti quanti. Invece a questo punto però voglio andare proprio sul classico. Un gruppo classico della West Coast non poteva mancare, A Tribe Called Quest, e questo è Oh My Gosh. Of the poets, I'm the number seven pick. Lick, 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 boy, when you're back side. Lick, 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 boy, when you're back side. Listen to the beat of Shahid, let it glide. Kick to earthly body, heaven's on my side. Ah, yeah. Salvo questo non sbaglia mai un colpo. Penso che vi ricordiate del servizio che ho mandato in onda da New York. Io ero lì, insomma, è stata una cosa veramente, un aggettivo pompato, anche se commerciale. Ok, a questo punto andrei dal vecchio al nuovo. No, non è un gioco di parole, ma non è altro che il titolo del pezzo di Nice and Smooth che quest'anno ha tirato di brutto. Sono loro, Nice and Smooth. Check it. Anche questa settimana siamo arrivati alla fine che è il momento più tragico di questa trasmissione, rappresenta, vorremmo che fosse qui per delle ore, lo so, adesso farò un po' una petizione, scrivete tutti, volete, dite tutti quanti che volete rappresenta più lungo, e forse, magari, che ne c'è, nell'anno 1995 avremo un po' più di spazio per voi. Ok, Master Freeze vi saluta, rappresenta tutti il lunedì e domenica, che altro? Tanta buona musica. Peace.